E questa fu la fine di Chris Redfield. Se vi piacerebbe, eh? Eh no, Chris vive, fatevene una ragione. Ciao a tutti, io sono Gisha e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alle prese con Resident Evil Deadly Silence per il Nintendo DS. Che bello! Genialata pura questa. Comunque. Ora non so cosa ne uscirà fuori con questo nuovo modo di girare i video, visto che è la prima volta che proverò a commentare un gameplay. Sono parecchio nervosa, ma parecchio, perché non sono per niente abituata, ma comunque ci si prova. Intanto qui abbiamo il... Ecco, un attimino, non si vede tanto bene. Ora sì. Il menu di Nintendo 3DS di Resident Evil Deadly Silence. Quindi si vede che io uso il Nintendo 3DS, ma tanto i giochi li legge comunque, meglio così. E allora noi iniziamo con la nuova partita. Sì, iniziamo con la nuova partita. Qui ci sono due modalità, quella classica che c'era anche, no, che era quella usata per PlayStation e quella che hanno fatto apposta per il Nintendo DS, ovvero la modalità rinascita. Devo usare il pennino che non so dov'è, l'ho perso. Ah no, è qui. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ok, mamma mia, quanto sono nervosa. Dai, vediamo che riusciamo a fare. E il cane che abbaia, va bene. Lo so, purtroppo le pareti sono sottilissime, quindi... Ecco, è abbaia. Chiedo scusa, ma è così, è un cane, è abbaia. Pace. Andiamo avanti. Qui abbiamo i nostri... cane che abbaia. Accidenti. Vabbè, l'altra volta era peggio. Perché avevo già registrato il video, però ho già messo un post su Faccia Libro. Sì, io lo chiamo Faccia Libro. Fatemi una ragione. Mi piace chiamarlo così, Faccia Libro. Avevo già scritto, avevo fatto un video, ma si sentivano troppi suoni, eccetera, eccetera. E a quanto pare sentiremo anche questa volta. Vabbè, non posso mica fare il video alle 4 del mattino per assicurarmi di non sentire niente intorno. Vabbè, dai. Comunque, qui abbiamo Jill Valentine, quanto è carina. E poi abbiamo Chris Redfield. È un po' strano, però va bene, non importa. Comunque, iniziamo con la modalità normale perché è da tanto che non ci gioco. Intanto adesso vi lascio al filmato. Alpha Team is flying around the forest zone situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! Was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Help!
Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it. Don't open that door. But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Bene, dopo questa intensa introduzione al gioco, devo prima fare una cosina. Comunque, Joseph è morto, accidenti, era simpatico. E poi Chris è scomparso, perfetto, davvero perfetto. E ora ci troviamo in questa grandissima villa. Una sala da pranzo mai vista prima. È enorme. Okay, comunque non ricordo tanto bene come si gioca, anzi come ci si muove. Ok, dai. Prima di andare da Barry voglio fare una cosina, se si può. Proviamo. Ok, si può. Bella questa cosa quando si aprono le porte. Investigate if you hear any gunfire. Sarà capito. Comunque, te insisti a portare gli occhiali da sole giorno e notte, ma tanto questa moda non c'è, non verrà mai. Vuoi lanciare questa nuova moda gli occhiali da sole, ma tanto nessuno lo farà mai. È facile. Potrei iniziare io, ma non sarebbe male. Che c'è? Un vecchio orologio dall'aria polverosa. Ok. L'immagine di una donna che sembra Gioconda, a parer mio. Sembra. Può anche non essere, ma sembra. Posate stoviglie. Ok. Va bene, andiamo da Barry. What? What is this? What is it? Blood. Pensavo salsa. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Adoro il doppiaggio, è fantastico. È quello originale. Posso sì. Barry sta controllando. Ma cosa vuoi controllare? Una macchia di sangue. Basta, è lì, non va da nessuna parte. Dentro non c'è niente. L'immagine di un panorama meraviglioso. Ok, oddio. Va bene. Allora, aspetta, qui sopra c'è la mappa. Andate, è carina. Poi man mano che si va avanti nelle stanze diventa sempre più grande. E va bene, qui c'è la porta. Un attimo. Eccola. Ah, dovrebbe esserci una, due, tre porte. È chiusa dall'interno. È chiusa. Devi usare il grimaldello per aprire la porta. E non ci sa? No. Ok. Ma bellino il menù.
chiusa dall'interno, ok. Adesso c'è un piccolo cieco di qua. Sì, ok. È chiaro che so cosa c'è, visto che da piccina guardavo mio padre che ci giocava, quindi. Ma comunque ogni volta è sempre una sorpresa. Ciao. Ecco, si inizia bene. Che scena è quella? Fantastica. Ok. Headshot grande dopo due colpi, va bene. What is it? Quello è uno zombie. Kenneth was killed too, maybe by this creature. Uno zombie. Anyway, let's report this to Wesker. Ok, facciamo la porta a Wesker e diciamogli che abbiamo incontrato uno zombie. Andiamo a dirgli che c'è uno zombie nella casa. C'era, ora è lì per terra. Si vede il mio dito. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. D'accordo. Cerchiamo Wesker. Occhiali da sole, dove siete? Dove siete, bambini? Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. No. I'll check the dining room again. Ma perché? Okay, I'll try the door on the opposite side. Quella lì. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Sicuramente ci serve. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Piano. Ok, si è offeso perché aveva fatto quel strano gesto con la mano. No, tipo salutato, buon sogno mio. Però è strano. Sulla mappa non fa vedere che c'è una porta. Ah, ok, proviamo. Si può uscire? Ma quasi quasi resto dentro, sì. Si sa mai. Qui che c'è? Ah, la macchina da scrivere. Ok, dai, io dico che per ora può bastare. Anche perché non so nemmeno quanto mi manca per registrare, ma. 5 minuti. E allora. Allora andiamo a salvare. Grazie a questo oggetto puoi salvare la partita. Perché dato che non ho molta memoria nel telefono. Dato che non ho memoria nel telefono, devo fare il video per volta. Devo farne uno, poi cancellarlo. E così via. Ah no, aspetta, volevo farvi vedere una cosa. Perché me l'ha fatto vedere? Sì, nastro. E ora ci sono i dati salvati. L'abbiamo fatto ora. E quelli precedenti risalgono al 2013. Wow, ah, 2015, allora cambia tutto. Cambia tutto, allora 2015. Ah, qui ho fatto 4 salvataggi. Qui 0, boh. Guardate, le ho completate tutte queste. Sì, sì, è vero, le ho completate alcune. Sì, 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 sì. So che non mi ricordo come sbloccare alcuni costumi, ma va bene. Comunque. Oddio, non si vede bene. Comunque
Io spero che vi sia piaciuto. Ora, questo video è una specie di prova per vedere se mi conviene o no fare commenti durante la partita, perché davvero sono una frana in queste cose, ma tanto. Quindi magari potrei continuare la serie stando zitta e andando avanti così. Ditemi la vostra se vi fa piacere, se avete qualche consiglio da darmi su quando parlare, magari nei filmati o meno. Come ho detto, questa è solo una prova, quindi non badate molto a quello che ho detto, perché davvero io sono, anzi non sono per niente abituata a queste cose. Sono proprio, non sono una chiacchierona, per niente. Ma comunque spero che vi sia piaciuto, e che dire, qui è Jill, aspetta, qui, vedo mettersi qui, giusto per, qui è Jisai che vi saluta, vi augura una buona giornata, una buona serata e tutto il resto. Ciao a tutti!